Eugenio Olli, un pareggio che tutto sommato è specchio fedele della partita, del derby storico allo stadio Lino Torino? Sì, c'erano grandi aspettative da parte di tutte e due, credo, ma è finito nel modo in cui credo che nessuno abbia da recriminare. Se noi non è una recriminazione, dobbiamo fare un piccolo mea culpa, non siamo stati bravi nella prima parte del primo tempo a sfruttare le occasioni che abbiamo creato. Lì nel primo tempo 3-4 occasioni veramente importanti abbiamo create, ma c'è poco da recriminare, non siamo stati bravi a sfruttarle, quindi dobbiamo solamente far mea culpa noi. Rispetto alle ultime uscite è sembrato una Feralpi Salò un pochino più in parità, forse c'era tensione nell'aria per questa partita così importante? Sì, indubbiamente un po' di tensione, un po' di aspettative c'erano, era anche importante non perdere, perché questa è una partita che sostanzialmente alla fine tutti avrebbero voluto vincere, ma nessuno la voleva perdere, quindi bisognava guardare anche a quello. Un attimino poi un po' contratti il secondo tempo, ma credo determinati proprio quel motivo lì, non eravamo più sciolti, però credo che sostanzialmente il risultato sia giusto e non ci sia da recriminare da parte di nessuno. È comunque un punto che muove la vostra classifica, una classifica che si fa sempre più interessante, siete sopra la zona play-out, ma soprattutto siete vicino anche alla zona promozione. Sì, si fa interessante, ma sarà interessantissimo se daremo continuità di risultato, perché è una classifica ancora molto, molto corta, nel senso che sì, uno può essere portato a guardare un attimino avanti, ma secondo me bisogna anche stare attenti dietro, perché la distanza è più corta dietro che davanti.